Nausicaa è la figlia di Alcino, re dei Feaci. L'isola dei Feaci è un'isola leggendaria, mitologica, eccetera, che dovrebbe corrispondere all'isola di Scheria, che si trova sul Mar Ionio, quindi vicino all'isola di Itaca. Infatti, quando poi prenderà la nave, insomma, e salterà dall'isola dei Feaci per giungere ad Itaca, ci metterà pochissimo, Ulisse, perché è molto vicino. Ecco, Nausicaa ha una sorta di visione. In base a questa visione, anche qui c'entrano le divinità, sa che sta per arrivare un uomo e diciamo che Atena stuzzica un po' i sentimenti di Nausicaa sempre per favorire Ulisse, per fare in modo che Ulisse sia accolto in questa terra, eccetera. Favorisce l'amore di Nausicaa per Ulisse. Però Nausicaa è una ragazza appena adolescente e non è questa la donna della vita di Ulisse. E quindi Ulisse poi dovrà lasciarla e ritornare da sua moglie. Nausicaa accoglie Odisseo. Quando arrivarono al bellissimo corso del fiume, dove erano i lavatoi perenni, attenzione, praticamente. Atena stavamo dicendo che favorisce questo incontro, fa in modo quindi che Nausicaa vada a lavare i panni presso la spiaggia, diciamo, no? Infatti là diciamo che si sfociava nel mare un piccolo fiume, lungo il quale le donne di questa terra andavano sempre a lavare i panni. Ecco perché i lavatoi perenni, perché l'acqua scorre sempre, ovviamente, no? In questo fiume. E tanta acqua sgorga bella, da lavare anche i panni assai sporchi. Allora esse sciolsero dal carro le mule. Esse sono le ancelle che stanno accompagnando Nausicaa a lavare questi panni. E lungo il fiume vorticoso le spinsero a pascolare l'erba dolcissima. Quindi le mule che hanno guidato il carro che ha portato queste ancelle sono adesso libere di pascolare mentre loro vanno a lavare i panni. Presero dal carro sulle braccia le vesti e le portarono nell'acqua scura. Quindi le lavano, quindi immergendole nell'acqua dove era più profonda. Le calcarono sveltamente nei botri. I botri infatti sono dei fossi d'acqua. Provocandosi a gara, gareggiano fra di loro a chi lava meglio, insomma, i panni. Una scenetta così molto gioviale. Dopo che le lavarono e resero linde d'ogni sporcizia, le stesero in fila sulla riva del mare, dove l'acqua soleva lavare la ghiaia di più sulla spiaggia. Insomma, non hanno stendini e quindi prendono i panni e li mettono semplicemente là dove c'è la ghiaia, nei pressi della riva del mare, dove è più pulita, insomma, per asciugare, perché questi panni si asciughino al sole. Fatto il bagno e untesi copiosamente con l'olio, esse presero il pasto sulla sponda del fiume. Ecco questa scena, dicevamo, di donne, di ragazze, di ancelle, eccetera, che passano il tempo spensierate. Aspettavano che le bestie asciugassero al raggio del sole. Devono lavarle. Le devono stendere e aspettare che si asciughino e poi ritorneranno, diciamo, in città solo quando saranno tutte asciutte. Quando le ancelle e lei stessa, sarebbe Nausicaa, si furono ristorate di cibo, abbiamo detto che hanno mangiato insieme, no? Gettati via i veli dal capo, giocarono a palla. Giocano a palla, quindi. Si passano la palla. Iniziò il gioco Nausicaa dalle candide braccia. Anche queste candide braccia sicuramente stanno a indicare che lei è giovane, è bella, è una figlia di un re, dicevamo, no? Come sui monti va Artemide saettatrice. Ecco qua incomincia una similitudine. Infatti Nausicaa è paragonata ad Artemide, che è la dea della caccia, la dea della caccia, della luna, dei boschi, eccetera. E Artemide è saettatrice perché, insomma,
ha l'arco e le frecce, esattamente come suo fratello Apollo. Sull'immenso Taigeto o Perle Rimanto sono due cime. Una, il Taigeto, è una cima della Laconia. La Laconia è la regione di Sparta, quindi la zona di Sparta. E l'Erimanto invece è un'altura dell'Arcadia. Anche l'Arcadia si trova nel Peloponneso, ma più a nord rispetto alla Laconia. Lieta tra cinghiali e cerve veloci. Infatti Artemide è una dea cacciatrice ed è contenta quindi quando ci sono questi animali selvatici da cacciare. E con lei giocano le ninfe dei campi, figlie di Zeus e Gioco, che vuol dire Zeus che scuote l'egida, cioè che scuote lo scudo. Gioisce Leto nell'animo, Leto sarebbe un altro nome di Latona, che è la madre sia di Artemide sia di Apollo. E lei col capo la fronte supera tutte e facilmente si nota, e tutte son belle. Così tra le ancelle spiccava la Vergine casta. Quindi, così come Artemide spicca in mezzo a tutte le ninfe dei boschi, allo stesso modo Nausicaa spicca per bellezza rispetto a tutte le altre ancelle che l'hanno accompagnata. È una ragazza ancora molto, molto giovane, adolescente, dicevamo. Nausicaa non ha ancora marito. Ma quando doveva tornarsene a casa, aggiogate le mule e piegate le belle bestie, ormai è il momento di ritornare a casa. Le mule che erano andate a pascolare adesso vengono nuovamente legate al carro e le vesti sono asciutte e piegate, pronte per, insomma, sono pronte per la partenza, anche diciamo le ancelle, tutte quante. Allora pensò un'altra cosa la dea Glaucopide Atena, abbiamo già detto che vuol dire sia dall'occhio azzurro sia occhio di civetta, no? Atena. Perché Odisseo si ridestasse e vedesse la bella fanciulla che poteva guidarlo alla città dei Feaci. Atena però vuole e desidera che non se ne vadano via queste ancelle e soprattutto Nausicaa prima di essersi accorte di Ulisse. Ulisse è nel frattempo svenuto in mezzo, diciamo, ai cespugli della riva, quindi quasi nascosto in mezzo a questi cespugli, e tutto, diciamo, sporco, quasi irriconoscibile per via di questi 12 giorni che ha dovuto passare nel mare, per via del naufragio. Quindi completamente senza sensi. Vediamo che cosa succede però a questo punto, no? Ecco, la figlia del re lanciò la palla a un'ancella. Aveva detto che stavano giocando a palla. Ora, la figlia del re sarebbe Nausicaa. Lancia la palla a una delle ancelle, però l'ancella non riesce a prendere questa palla. Mancò l'ancella e la fece cadere nel gorgo profondo. Cade nell'acqua questa palla. Un lungo grido lanciarono. Grido femminile. A questo punto, a questo grido, si destò il chiaro Odisseo, cioè si svegliò Ulisse perché queste ragazze urlano. E così il chiaro, famoso, no? Clarus, si dice in latino, vuol dire proprio famoso, nobile Odisseo, si sveglia e sedendo rimuginava nella mente e nell'animo. Povero me, nella terra di quali mortali mi trovo? Cioè, si sveglia di soprassalto e si chiede qual è il mio destino, qual è la mia sorte, in che terra sono capitato, quali sono gli uomini che abitano questa terra, forse prepotenti e selvaggi e non giusti, oppure ospitali e che temono nella mente gli dèi. Ecco, vedremo che i Feaci si dimostreranno ospitali, quindi per fortuna, a differenza di quanto accaduto in altre terre, dei ciclopi, eccetera. Qui invece si tratta di persone che conoscono l'ospitalità, distingue popoli civili e popoli incivili. Quando si tratta di popoli civili, ecco, i popoli civili sono ospitali. Un tenero grido come di fanciulle mi ha avvolto. Cioè, mi sono svegliato perché ho sentito urlare delle ragazze. Di ninfe che abitano le cime scoscese dei monti.
le sorgenti dei fiumi e i pascoli erbosi. Immagina che siano delle ninfe. O sono tra uomini che hanno un linguaggio. Attenzione, gli uomini sono caratterizzati perché hanno un linguaggio. Per i greci, gli uomini hanno questa caratteristica di avere il logos, cioè di avere un linguaggio, la parola. È questo che li distingue dagli dei, dalle ninfe. Ecco, le ninfe. Sono ninfe o sono uomini? Sono donne? Ecco. Ma voglio tentare e vedere io stesso. Beh, voglio verificare io stesso, se si tratta di uomini o di divinità. Detto così, sbucò dagli arbusti il chiaro Odisseo. Dalla fitta selva, con la mano robusta, un ramo di foglie per coprirsi nel corpo le vergogne di uomo. Insomma, per coprire le parti intime. Ulisse sbuca fuori improvvisamente e, come vedremo, possiamo anche fermarci qua, magari, eh? Sì. Come vedremo, chiederà a Nausicaa di accoglierlo e Nausicaa non avrà paura, mentre tutte le altre ragazze avranno paura vedendo Ulisse così deturpato, tra l'altro, da questi giorni di naufragio, eccetera. Invece Nausicaa non avrà nessuna paura e così lo condurranno alla reggia. Lo laveranno, lo puliranno, lo accoglieranno in tutti i modi, gli daranno da mangiare, poi chiederanno a lui di raccontare le sue storie, le sue vicende, il suo passato. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.